Cose. Semplicemente pazzesco, ragazzi. Veramente una follia totale. Io questa sera ero in live su Twitch, ospite da Glauco, e abbiamo iniziato a chiacchierare, abbiamo fatto questa bella parlata. Ti piace Felipe Anderson? Secondo te dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista tecnico-tattico, dove lo piazzi, il ruolo e tutte queste robe qui. Eravamo convinti che potesse firmare da un momento all'altro per la Juventus. Questo ci stava raccontando tutti i più grandi insider di mercato. Tutti tranne uno. Perché Alfredo Pedulla da oggi continuava a dire che la Juventus e Felipe Anderson si erano allontanati. Non solo, nel momento in cui tutti si sbottonavano anche su il momento in cui Felipe Anderson avrebbe firmato un contratto con la Juventus e nel momento in cui lo stesso Felipe Anderson postava su Instagram, su Twitter, su tutti i suoi social network un comunicato in cui informava i tifosi della Lazio che avrebbe presto firmato per un'altra squadra, non avrebbe continuato poi con la Lazio, proprio lì che Pedulla ha detto no. Felipe Anderson, per motivi familiari, è vicino a firmare al ritorno in Brasile. Allora, fermi un attimo, stop. In quel momento lì io ho commentato su Twitter, su Instagram, dappertutto. Ti aspettiamo con il pallino bianco e il pallino nero. Sono passati 32 minuti e il Palmeiras ha ufficializzato Felipe Anderson come nuovo calciatore a parametro zero. E allora sono dovuto andare a commentare e allora non ti aspettiamo più. Ragazzi, questa roba è folle. Cioè, quello che è accaduto questa sera è folle. È folle. Perché ci fa veramente capire quanto il calciomercato viva su alcuni equilibri troppo precari. Tutti davano per scontato una cosa. Quella cosa non si è concretizzata. Quando è che Felipe Anderson ha deciso di non accettare l'offerta alla Juventus e tornare in Brasile? Perché oggi stiamo parlando di questo. Juve beffata, quanti ne leggeremo domani? Dio solo lo sa. Ma a tutti gli effetti è così. E poi è stata una volontà della Juve, è stata una volontà del giocatore. Chi ha fatto la mossa, quella decisiva per poi fare in modo che Felipe Anderson finisse effettivamente in Brasile al Palmeiras? Che cos'è successo? Cos'è accaduto? È un discorso economico? È davvero un discorso legato alla famiglia? È un discorso di ambizione? Felipe Anderson voleva venire per essere titolare? O semplicemente aveva interesse a tornare in Brasile, punto e stop? E sulla Juventus cosa c'è stato? Perché a questo punto viene naturale pensare che effettivamente con la Juve ci sia stato qualcosa. Lo stesso Pedulla, in diretta da New York, ha postato un video in cui spiegava che proprio da oggi hanno ricevuto questa informazione, questa indiscrezione, e subito dopo pranzo hanno iniziato a lavorare sul fatto che la Juventus e Felipe Anderson erano più lontani. Quindi significa che sono stati vicini, e lo dice lo stesso giornalista, l'unica fonte, che in quel momento lì, mentre lo stesso Anderson annunciava me ne vado, mentre tutti gli organi di informazione dicevano Juventus, lui diceva no, va in Brasile. Quindi significa che Felipe Anderson e Juventus sono effettivamente stati vicino, se non molto vicino, a firmare l'uno con l'altro. E poi cosa è successo? Ha cambiato idea la Juve? Ha cambiato idea il giocatore? Io questo non lo so. Però apre, per forza di cose, a diverse riflessioni, diversi interrogativi. Perché il calciomercato è fatto così. Da mezz'ora prima, mezz'ora dopo, tutto può cambiare. E magari mentre caricherò questo video il contenuto sarà già invecchiato, perché, che ne so, magari Felipe Anderson commenterà il post del Palmeiras dicendo no, non è vero, non vengo. Robe del genere. Estreme, ma robe che possono accadere. Non è la prima volta che abbiamo un giocatore sicuri di vederlo in una piazza e che poi salta, anzi ci sono stati dei casi più eclatanti. Biabia Nicola Sciarpa del Milan, abbiamo avuto Schick con la maglietta della Juventus, abbiamo avuto Cissoko che va al Milan, poi c'ha problema ai denti, visite mediche, bla bla bla, abbiamo avuto Berbatov che prende un aereo per Firenze, poi fa tappa a Torino, poi in realtà torna indietro, ma in un'altra squadra ancora. Cioè,
storia del calcio ci racconta queste robe qui, storia del calcio ci racconta queste robe qui. Però in questi minuti in cui è facile prendere l'informazione falsa e metterla all'interno della discussione, quindi mi perdonerete, io non ho ovviamente notizie di questa cosa, ve la riporto così per dovere di cronaca, per parlare, per farci due chiacchiere. C'è anche chi ha detto che magari Felipe Anderson poteva aver firmato un precontratto con la Juventus e quindi potrebbe delinearsi uno scenario in cui Felipe Anderson firma con la Juventus un precontratto e poi se ne frega e va a firmare col Palmeiras. Non so se questo corrisponde al vero, non so nemmeno se poi potrebbero esserci delle ripercussioni su Felipe Anderson, non lo so. Fatto sta che, ora la prendo sul ridere perché Felipe Anderson, ve l'ho sempre detto, è un giocatore che mi piace, se arriva a zero per essere un giocatore in più va benissimo, non è il giocatore su cui avremmo dovuto rifondare la Juventus, quello che arriva e ti cambia la squadra. Sinceramente, se non arriva Felipe Anderson sarà un altro e fa lo stesso, ecco, non importa, chi se ne frega se alla fine non arriva Felipe Anderson, poteva essere un colpo intelligente per allungare il brodo in vista di tante partite, sicuramente non sono qui a strapparmi le vesti. Però se sono un tifoso della Lazio, cioè se fossi un tifoso della Lazio, per dirle in italiano, sarei un po' infastidito dal comportamento di questo giocatore che la sera stessa mi pubblica un comunicato e mezz'ora dopo viene ufficializzato in un'altra squadra. Questo è un po' un comportamento che non è nemmeno meraviglioso, e tra l'altro nel giorno in cui Felipe Anderson, 15 aprile, va a compiere 31 anni. Perché proprio oggi che festeggia il compleanno Felipe Anderson, e quindi tanti auguri, buon compleanno, spegni pure le tue candeline, poi prendi il tuo volo e tornatene in Brasile. Sicuramente è una sorpresa, una notizia inaspettata, perché se mi avessero chiesto secondo te Felipe Anderson arriva, avrei risposto sì, secco, non mi sarei nemmeno fatto il problema. Cos'è successo oggi, dopo pranzo? Sicuramente verrà fuori nei prossimi giorni, forse nei prossimi anni, un giorno sapremo cosa è accaduto e perché Felipe Anderson e la Juve si sono allontanati e se sono mai stati vicini. Però stasera dobbiamo registrare questa roba qui. Poi questo discorso lo possiamo ampliare a tutto, no? Anche al discorso allenatore, che noi sappiamo che la Juve ha un'idea e chissà se poi andrà in porto finché non ci sono le ufficialità. Io dico sempre, nel calcio 100%. Non c'è, lasciamo sempre aperto quella possibilità di imprevisto l'1% di cambiamento finché non c'è nero su bianco, e forse a volte anche col nero su bianco non è sufficiente. Io ricordo un tweet della Juventus, allenatore della stagione 2014-2015, 2 punti Antonio Conte, e poi dopo 3 giorni di ritiro lo stesso Conte che si dimette e arriva Allegri, e lì cambia anche un po' la storia della Juventus, una delle più grandi sliding doors della Juve, perché poi Allegri farà 8 anni sulla panchina della Juventus dalle dimissioni di Conte. Guardate il calcio quanto può cambiare velocemente. Una notizia che sembrava scontata e a cui forse c'eravamo anche abituati, c'eravamo già fatti un po' in testa tutti i giochini, la formazione, il ricambio e le tot partite, il contratto e tutte queste cose qui. Alla fine invece cosa succede? Che un lunedì notte il Palmeiras annuncia che Felipe Anderson giocherà per loro e la Juventus rimane un pochino sul chi va là. Qualcosa di clamoroso, ma abbiamo assistito a un altro piccolo pezzettino di storia. La prendo in ridere perché altro non posso fare, ripeto, non sono disperato dalla notizia, sono quasi più divertito dalla dinamica e anche sorpreso nel vedere comunque tanti giganti dell'informazione che sono un po' cascati in questa trappola, tutti tranne uno, cui hanno fatti davvero tantissimi complimenti, e cioè Alfredo Pedulla. Fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. E come sempre, forza Juventus.